Buonasera a tutti, andiamo avanti. Aspetto, fammi chiudere l'audio in sottofondo della live, che poi mi sento sotto che mi ripeto perché va con un po' di scarto. Comunque, rieccoci qui, andiamo avanti. Domani sto valutando di andare a comprare una lampada da mettere qui nell'angolo, perché con la luce dietro, no, la qualità del video fa un po' cacà, cioè del video della cam. Quindi io domani vorrei andare a comprare, se trovo un buon prezzo, una lampada, magari da mettere nell'angolo, sarebbe top. Presto o tardi vorrei farmi fare un login, delle moto, qualcosa, dai, quest'anno iniziare un po' a cercare di far crescere sto canale dopo 2 anni, quasi. Mi piacerebbe nel senso. Allora, mo. Caporale, dico. Bene. Grazie per essere Non venuto è fino a lorda, qui. vero? Sembrava urgente, signore. Mi Sì, pare strano ma senza il dottor Luigi Filippo fucile. in ostaggio. Ah, Cazzo. ok, Sembra che ogni bastardo nel raggio di 10 km non veda l'ora di capire che vuole. Sì, è vero. Ho segnato sulla mappa la sua ultima posizione, Rupa. E sono un ragazzo, St. John. Il soldato rosso. Ethan. Gli ho chiesto di seguire un gruppo di predoni, ma forse era troppo per lui. Ethan Ross. Non lo conosco, ma lo riporterò sano e salvo, capitano. Puoi andare e buona fortuna. Caporale, cosa posso fare per te? Ehi, sergente. Caporale St. John, mi ricevi? Quando hai tempo, voglio che tu venga al rapporto al comando. Certo, colonnello. St. John, chiudo. Quindi adesso c'è un'altra. Se qua ci fosse qualcosa per te, le Molotov. Allora, adesso la benzina era più su, mi pare. Ah no, era dentro. Qui. Era qui la benzina. Questo, ah, ok. Devo ricordarmi per quando faccio il viaggio rapido, è qua su, più su rispetto al furgone rosso. Senza che lo fai volare. Aveva una bomba a tubo, una granata, una Molotov, no, eh. Manco per il cazzo.
Adesso provo a vedere cosa c'è in sta casa. Devo distruggerli. Faccio vedere se... Devo finire di distruggere. Se posso già raggiungere quello. No, qua ci entro dopo, allora. Mi ricordavo bene. Infatti faccio bene ad evitarlo. No. Buonanotte. Ok, è andato. Questo palo della luce in mano. Ecco, perfetto. Proprio questo. Dammi più spesso sta roba. Quindi ho tre infestazioni adesso, di cui una però mi pare proprio che manco la posso raggiungere. Cos'è che mi segnava qui? Ogni tanto si buggano gli indicatori, se no non si spiega cosa è appena successo. Alla grande. Ancora una taglia. Beh dai, dal corvo ci vado anche allegramente. No. Penso di spacca la moto. Sono vicino al nido. Sento il tanfo. Mi sto avvicinando. Sento l'odore. Altro. Ok, sotto quelle fiamme. Brucia l'inferno! Mi allontano tantissimo.
forse per fare sta roba mi converrebbe portarmi la balestra con le frecce incendiarie, però senza cherosene, tanto secondo me cambia relativamente poco in realtà. Aspetta, fammi pia la moto, perché sennò poi qua tocca camminare. Ed è pieno di corvacci. Ce li abbiamo, però aspettiamo un attimo, ripuliamo il campo da fuori. No, dai, il muro invisibile, no, però. Ok, là non è muro invisibile. Non arrivano delle orde, beh. Aspetta, qualcuno o qualcosa che ringhia. Orca puttana! Tra tutti proprio lui! Dai, no, che cazzo fai? Diego, serve fuoco di copertura! D'accordo! Stavolta ho fatto il pieno di predoni. Ah, Gesù. Porca puttana. Oh, 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 oh. Con questo li tiro giù abbastanza veloce, va. Pensavo peggio. Ehi là, Ethan. Almeno suppongo. Sì? Come va, amico? Caporale! Cavolo, sono felice di vederti. Ah, sì? Non volevi fare combutta con quegli stronzi? No, cazzo. E non avevo col colosso. Beh, no, non era niente di piacevole. Ce la fai ad andare da solo da qui in poi? Sì. Sì. Grazie, amico. Io sto per livellare di nuovo. Allora, qualcosa per fare delle molotov che sono vicino ai nidi, per favore. Possibile che non ne trovo. Sto cazzo di cherosene. Non mi dà roba, sto già pieno di tutto. Ah.
Non posso fare ste cazzo di molotov. Va bene. Niente. Torniamo indietro. Allora, quali missioni ho adesso? Nel college ci posso entrare dopo una quest con Sara, sono abbastanza sicuro. Infatti mi ricordavo sta cosa. Ma dai! Ma che puttanata! Ma dai, ma mi ha fatto il save dopo. Saint John, capitano Curi. A posto, signore. Ethan è sulla via del ritorno. Bravo, Saint John. Il tuo contributo è stato encomiabile. La milizia della contea di Deschutes non sarebbe la stessa senza di te. Grazie. Ok, chiamerò per accertarmi che stia bene. Saint John, chiudo. Una molotov manco per il cazzo, quindi faccio prima il viaggio. Ah, non posso fare il viaggio rapido, mi sa, però per ora no. Sì, ma tanto da qua finché non posso entrare da dentro non potrei neanche. Le infestazioni che interessano a me sono le altre, fondamentalmente. Dov'è? Dove il cazzo deve essere qui vicino? E niente, volevo vedere se potevo. Ti sei messo magna qua di fianco, non me ne ero accorto, ti sposto un po' il tavolino. È che sono ancora in piena zona di infestazione, praticamente. Però adesso... Ok. Saint John. Cerce, come va la vita? Bene, mi farai diventare triliardario. Stasera arriverò alla prima orda. Sì, ha senso. Lo chissà. Sono abbastanza crediti. Vediamo, caporale Saint John. Dicon, caporale Saint John, piacere di vederti. Ehi, hey, sergente. Ok. Dick, caporale, ci vediamo. Parla. Chiesto di me? Caporale,
Sì, è così. Il capitano Curi dice che gli hai dato una mano con i predoni di questa zona. Il mio dovere, signore. I nostri uomini hanno avvistato uno strano gruppo di randagi sulla 97. Evidentemente hanno superato il passo di Tilsen, che io ritenevo invalicabile. Secondo gli esploratori, erano coperti di cicatrici e avevano la sigla RIP incisa sulla fronte. Tu hai mai sentito parlare di loro? No, signore. Sembrerebbe un'altra setta, una cosa simile agli anarchici. Può darsi. Ad ogni modo, perché sennò vi fa capire effettivamente che è arrivato proprio dal passo di Tilsen pure lui. Non ci serve un altro culto di squilibrati dietro casa. Signore, una setta di matti basta e avanza. Ho segnato sulla mappa la loro ultima posizione. È tutto, caporale. C'ho un viaggio rapido, ma manco per il cazzo. E poi vengo a fare sta quest qua dopo. Un po' minimo partire da sola. Stavo grattando l'orecchio, ma allora rischiamo di spaccare la moto. No, lo sapevo che lo faceva. La tosse dà fastidio agli occhi proprio quando fa quella roba là. E dai, ce l'avevo fatta per bene, no? No, per principio mo ricarico la partita, allora me lo rifaccio, perché io l'avevo schivato per benino lui. L'avevo proprio schivato. Per principio ricarico, perché no, così no. Così è una bastardata bella e buona. Cioè, cazzo. Così è proprio che non ti dà via di fuga, ma che cazzo dici? Così no, eh? Così è fastidioso tantissimo. Cibo per furiosi, perché cioè vengono attaccati da Norda. No, comunque no, per principio là vaffanculo, ricaricato, perché cioè avevo schivato tanto bene il cecchino e mi devo far spaccare la moto e fa danni, sciotta. Spreca proiettili perché devi essere infame. Vabbè, tu esagerata a lanciarti, era un metro almeno. No, per principio non mi devi fare sta troiata. Una volta tanto che ero riuscito a scappare dal cecchino. Dopo che ti avevo evitato pure la sirena quassù.
Se mo non spona nessuno a sfregio, faccio subito benzina, guarda. E cerco pure qualcosa per fare molotov, guarda. E infatti c'è roba per fare molotov. Ogni volta tocca passare per forza di qua di nuovo. Che comunque con l'acqua mi sa che qualche danno alla moto te lo pigli, a prescindere. Aspetta, qua c'è un altro centro della Nero. Eh sì che c'è. Cazzo. Sono un paio. Oh, così faccio anche scorta di molotov. Ma come sei uscita male da... Allora, ripara.
intanto ne raccolgo un po' di qua. Eh sì, vabbè, se ce la fa però a raccoglierle, perché a quanto pare... Aspetta che forse qua mi tocca fare il giro. Ok, il generatore è di qua comunque, quindi il giro mi tocca farlo veramente. Ah, guarda un po'. Ma tu guarda un po' due. Boh, così a occhio sembrerebbe di averli eliminati tutti. Speriamo sia così. Non ci andà di faccia. Ci siamo. Servono munizioni. Un altro registratore. Sì. Cosa? Sono troppi. Facciamo che mi porto la salute al massimo. Io mi tengo per ultima la concentrazione così. Ma che cazzo, ma un colosso proprio. No, devi mettere la benzina e poi scappa via, possibilmente.
piscia un attimo, arrivo. Un attimo, fa vedere una cosa. Qua ci dovrebbe essere un altro coso. Un altro iniettore. Vado a pisciare, arrivo. Rieccomi. Ma adesso dov'è che... perché qua ce n'è un altro, mi sa, sotto il lago. Colonnello, ho avvistato la setta che mi aveva chiesto di cercare. Ora li tolgo di mezzo. Molto bene, caporale. Tienimi aggiornato. Chiudo. I miei cazzo preferiti. Ma che c'è? Situazione rovente ad aeroporto. Come cazzo avete superato il valico? Conoscete, stronzi! Andiamo. Andate a sud per ricominciare da capo! No, non se ne parla! Vostro capo, dov'è Carlos? Ah, giusto, è morto! L'ho ucciso io! Avete capito? Io! Ti troverò! Ah, no, Carlos non riposa in pace! Lui ora è cibo per i fottuti furiosi! C'è qualcuno. E anche voi finirete in pasta ai furiosi. Sono finiti. Maledetti ripugnanti. Colonnello, al rapporto, quella setta, i RIP, non sono... Sarei tentato di andare a ripulire un po' su. Sì, è curioso. Ho finalmente letto il rapporto completo del capitano Thompson. Sembra li abbiano seguiti per parecchio tempo, prima di attaccare. Sembra si facessero chiamare Requiescat in pace. Adoravano i furiosi e volevano diventare esattamente come loro. Sembrano dei pazzi. Sì, andiamo a ripulire. Siamo tra soldati, caporale. Non mi disturba questo linguaggio. Ma uomini del genere, come i Requiescat, beh, loro mi turbano.
Sì, signore. Mi turbano perché mostrano la situazione in cui ci troviamo. Noi, caporale St. John, siamo il confine che separa il mondo dall'abisso. Sì, signore. St. John, chiudo. Proverebbe abbastanza molto da ripulire un po' di nidi su, comunque. Qua sotto non c'è un presidio o qualcosa del genere. Segnala da nessuna parte. Sotto il ponte possibile. Che cosa c'è? Ah, sì. Un altro di quei registratori. Non si vede davvero. Ne mancano tre così. Che uno è su. Dove c'erano i furiosi, no, i ripugnanti. Va, così è finito anche il vigore. E non devo più pensarci troppo. Ah, un punto. Aspetta un po'. Incrementa la precisione, sì, ci sta. Segnala che dalle 8.00 di tre giorni fa altri 8.000 Homo sapiens, mutans, turba sono passati da qui. Ma dai, quali infestazioni, mo? Vabbè. Sai quante persone vivevano in California prima dell'evento, caporale? Non ne ho idea. 39.250.000. Supponiamo che almeno la metà sia rimasta uccisa all'indomani dell'epidemia, dal virus o da superstiti poco inclini al dialogo. Fanno più o meno quanto? 20 milioni di Homo sapiens mutans. Più o meno. Non capisco dove vuole arrivare. Il mio punto è che 10.000 infetti sono una goccia nell'oceano. Prima che sia finita. Saranno decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di infetti. Risaliranno la superstrada come un branco di pinguini cannibali diretti al mare, una pista di sangue. Signori. Lascia stare, riavviate il sensore di movimento e filiamo via da qui. Devo passare sempre in mezzo a sta merda? Ma che davvero? Porca puttana. Quasi che sarei tentato di far arrivare il giorno. Effettivamente devo andare a fare dei nidi comunque.
serviva proprio. E che ho delle molotov, ho abbastanza per farne altre. Forse la volta buona che finisco queste coi corvi. Eh sì, sono venuti qui proprio per questo. Allora, andiamo a finire sempre stazione qua. Sento puzza di lido. Deve essere qui. No, eccone un altro. È ora di bruciare. Ah, mo, una volta che devo bruciare il nido, me pi... Ce n'è rimasto uno qua. E dov'è altri nidi di... qua sotto saranno altri nidi di corvi. Quanti ne mancano, scusa? 6, che saranno tutti chissà dove. Vabbè, poi ci andrò. Adesso fa vedere, qua dovrei aver livellato. Voglio vedere se posso comprare il tagliateste, come sia quello per le orde. Che fra un po' arriva il momento, Non so se stasera, ma secondo me può essere che fra un po' arriva il momento, vai a sciotta l'orda. Caporale, ciao. Dai, non riesco. Per poco non sono salito. Che cazzo, se lo sapevo aspettavo, non ci ho fatto caso. Mi sembrava di averlo superato. Serve carburante? Va bene. E andiamo qua.
Aspetta, ma se provo ad andare... Perché secondo me l'ultimo coso di Grammy è là. Facciamo che ci andiamo ad un attimo al volo. Vabbè, sono... No, però dai, vorrei andarci adesso. Però ad andarci adesso rischio... Ritrovo senza benzina, aspetta un po'. Caporale, dico il Saint John. Sergente, felice di no, averti. Non volevo acquistare questo. Pensavo fossero le munizioni, vabbè che sto pieno di soldi, però... Ah, finalmente si ragiona. Perfetto, dacci dentro con i potenziamenti. Ah, ok. Ma come? Vediamo, caporale St. John. A dopo. Dick, caporale, ehi. Sergente. Ok. Dick, caporale, ci vediamo. C'è anche da dire che della benzina, tanto là ce la troverò. Vediamo un po', perché secondo me i grammi rimasti stanno là sotto per forza, effettivamente. No, la benzina qua stava. Ma in tutto ciò che io ho fatto sta cosa, sì, ho 4 molotov. La benzina mo stava. Io me l'ero portato da qui, quindi. Dov'era qua? Ma c'era qui. Perfetto. Che così magari ce l'ho per tornare all'isola. Ecco che, visto che ci sono sei nidi, può tornare comodo. Sì, così ho 6 molotov, praticamente. Ok, poi così mi rimane l'infestazione del campus.
Predoni contro furiosi, eh? Buon divertimento! Ma fammi capire, qua non ci sono robe. Ah sì, forse una cosa c'è. Uno di 19. Se è uscito di qua è perché c'è un altro ingresso. Perché lui come nemico poteva scavalcare qui. No, aspetta, forse da qui. Là è pieno di gente. Thank you.
Dove che? Ah, spettacolo. Dai, no. Dimmi che mi ha fatto il checkpoint, che erano morti tutti. Ti prego. Dimmi che mi ha salvato, che erano morti tutti. Ma dai, però, che bastardata, ma dai. Cioè, l'avevo fatta tutta quasi perfetta, ma dai. Dai, che bastardata suprema questa. Cioè, che checkpoint de merda è? Cioè... Dai, l'avevo fatto tanto per benino. Questa è una bastardata enorme. Che bastardata. Ma almeno mi faceva respawnaco 2 però in stealth, non così, dai. Ma che è sta cazzata? Questa è una cazzata bella e buona, eh. Che devo per forza essere in combattimento. Ne manca uno, però che bastardata gigante che è stata. Problema risolto. A sto giro stiamo di lontano da sto merdo. Che cazzo, però che bastardata gigante che è stata. Medico lo imparavo in uno dei bunker o... E poi quanti ne sono rimasti in totale? Forse ne è rimasto uno che magari è di là dove è. Oh, i dardi esplosivi. Ecco, proprio voi.
posso andare a Diamond Lake. Dai, no. Perché bisogna spacca la moto? Sono vicino a un nido. Sento il tanfo. No, c'è un altro nido. Ok, devo solo bruciarlo. Aspetta un attimo che almeno vedo quanti ne mancano poi. In tutto per ora 4. Mi sto avvicinando, sento l'odore. Un altro dito, diamogli fuoco. Aspetta. Ma come? Ma dai, ma per forza uno, gli ultimi devono essere proprio farti smadonna fino all'ultimo, a quanto pare. Oh, fino all'ultimo, eh? Fino all'ultimo me deve far sclera. Non vedo l'ora di levarmi dal cazzo pure l'ultima, guarda. Questo è sistemato. Adesso possiamo andare avanti con la trama. Tanto la tocca entrarci. Eh sì, vabbè. Però che palle sta cosa della bonifica. Allora metto la benzina qui e poi faccio il viaggio rapido, vediamo se me lo fa. Però che cazzo è lassù.
cosa ti sei perso? Mi serviva proprio. Così dovrebbe andare. Oh, da come lo fa fa? Adesso, un altro viaggio rapido, un attimo. Sì, è uno dei nostri, lascialo passare. Preferito. Ciao, sergente. Nient'altro? Ah, quello lo uso anch'io. Questo è ottimo. Adesso. Ma le armi qua, a che livello le posso comprare? Scusami, Come te la passo? Sergente. Ma a me serve l'arma quella per le orde, che a questo punto viene il dubbio a quello che ho comprato io. Cioè, mi era un po' su dubbio perché vabbè, tanto quelle due finché non vado avanti non le posso fare. Quasi finito il tabacco qua, quello vecchio. Arrivo un attimo. Quello vecchio dai, dovrebbe bastare per stasera. Avanti, aprite il cancello. Aspetta un attimo. Best shotgun. Ok, the crowdbreaker. Crowdbreaker. Dove lo compro? Per capire se in italiano o in inglese ha un nome diverso. Blair. Me lo vende Blair, che... Nick, caporale in comando. Sergente, felice di vederti. Ma lui Blair. Perché allora il Chicago Chopper è quello che ho io e sto a posto per l'orda. È perché in effetti mi viene il dubbio che sia quello. È questo, può dimostrarsi utile persino contro un'orda, è lui. Questa è roba sopraffina, ti avverto. Allora, per adesso teniamoci il fucile da cecchino, ok, perché quello non ci faccio granché, però... Ah, ok. È quello il fucile per le orde, ecco, non era un'arma primaria, era una speciale. Ce l'avevo già bella che è disponibile, che fra un po' se mi fa l'orda almeno sono pronto. Mi dispiace, ma a volte è tutto molto frustrante per me. Posso capirlo. Mi serve un altro modulo di richiesta. Sai cosa? Non voglio darti nulla stavolta. Cosa? Perché? Perché voglio venire con te.
Andiamo. Vieni, soldato. Vediamo se tieni il passo. Arrivo. La bonus sarà che ho potenziato anche al massimo il vigore e la concentrazione. Effettivamente. Altra cosa buona. Certo, quando è stata l'ultima volta che sei uscita in missione? Nell'incubo, intendo. Ehi, guarda che sono andata a cercare provviste, come tutti. Ma sì, è passato molto tempo. Almeno hai una moto. Sì, ma... preferisco venire con te questa volta. In questo modo sono sicura di non perderti. Sì, signora. Piantala con... Ehi, sei già stato nell'arca? Nelle grotte, sì. Mi sono fatto un gran tour appena arrivato con il colonnello in persona. Beh, devi ammettere che hai i suoi meriti. Per la visione generale, almeno, le scorte, le regole, la programmazione. Sì, glielo concedo. Quest'isola è una fortezza, niente e nessuno può entrare senza combattere. Esatto. Ecco, la mia tenda. Wow, bel posticino, quel tocco femminile. Sì, lo so. Ma non entro quasi mai in questa tenda, dormo su una branda in laboratorio. Ma guarda, questa può tornare utile. Me l'ha regalata Matt quando mi sono arruolata. Matt? Il colonnello. Dai, Deacon, è solo una pistola. Vieni, di qua. Voglio farti vedere una cosa. Ti seguo. Quando sono arrivata qui, la milizia aveva tagliato quasi tutti gli alberi dell'isola. Ho chiesto a Matt, al colonnello, di salvare l'ultimo. Ah, sì? Ok. Scusa, perché? Dopo il matrimonio siamo venuti qui a Crater Lake, ricordi? Un weekend in moto. Ah, sì, me lo ricordo. Ricordo di aver pensato. Dopo l'eruzione del Mosama, la lava si è fredata. Ha formato il suolo e sono cresciuti gli alberi. Ma quanto tempo è servito? Quando ce ne andremo da questa fottuta isola, alla fine, voglio che sia rimasto almeno un albero. Ascolta, questa gente se ne frega. Io sono stato nella zona morta. Senti, il colonnello pensa solo a vincere la guerra, ma se faccio la mia parte, non avrà più bisogno di distruggere tutto. Che c'è? No, niente, solo... Lascia perdere. Reggiti forte. Mi ricordo. C'è un college universitario a est, vicino alla superstrada. Hai presente? Sì, sì. Per far prima, prendiamo il ponte a sud. Andiamo! Ok, una domanda. Tutta quella roba, il lievito, il silicato... A cosa serve? Sto lavorando a un composto antivirale. Per debellare il morbo devo isolare il virus che causa la mutazione cellulare. Ok. E finalmente almeno che aspettavo proprio la missione che c'era lei, va. Che la trama così comincia ad andare avanti. Posso chiederti una cosa? Dopo quella notte a Farewell, cos'è successo? Voglio dire, come siete scappati? Beh, abbiamo rischiato grosso. Dopo la fuga dei federali, i superstiti hanno allestito dei posti di blocco e si sono messi a sparare a vista. Alla fine, non so come, siamo arrivati al campo profughi. Credevo di trovarti lì, ma c'erano solo furiosi. E anche negli altri, stessa storia. Nessun sopravvissuto.
un inferno ovunque. Nel giro di una settimana la valle è sprofondata nell'anarchia. La gente si ammazzava per un tozzo di pane, a volte anche senza motivo. Fortuna che io e Boozer siamo rimasti insieme, o non ce l'avremmo fatta. Boozer è ancora vivo? Dov'è? Che cosa gli è successo? Sì, è vivo, ma è in un campo a nord. Non può guidare perché ha perso un braccio, ma... Sì, almeno è vivo. È una splendida notizia e... Scusa, mi spiace di non avertelo chiesto prima. Non preoccuparti. Ok, tocca a me. Senti, forse ti sembrerà stupido, ma quella notte a Farewell, il mio anello dei Mongrel, ce l'hai ancora? Deacon, mi dispiace. È una regola del colonnello. La milizia confisca tutti i gioielli a chi si arruola. Fondono l'oro e l'argento. Gli servono per un progetto di Weaver. Non ricordo neanche cosa diavolo sia. Mi dispiace tanto. Dai, no, non è un problema, era solo per sapere. Non importa. Quando sono con lei qua gli infetti manco uno, eh. Sei già stata qui prima? Una volta, prima di... sei. A una fiera, dovevo presentare le eccitanti opportunità di carriera per i biochimici. Dio. Niente, ma... sarebbe stato meglio un seminario su come sopravvivere alla fine del mondo. Andiamo. La tua mi gira una sigaretta. Tutto ciò poi dopo la live mangerei anche qualcosa perché non ho cenato, comunque ci penso. A salire. Quante missioni ho per curiosità ancora? O così finalmente sblocco questa. È un botto quasi finite, quindi ormai non dovrebbe mancare neanche tanto. Sì, questa sarà tipo... Però la maggior parte sono quasi complete ormai. Ci sono. Ok, attento alla testa. Ok. Gesù, che è successo qui? Questo è uno dei primi campi per superstiti. Non sapevano ancora che oggi erano matte per le superstiti. I furiosi l'hanno invaso proprio. Deve essere completamente infestato. Già. Sai già dove andare? Sono stata qui solo una volta, ma il dipartimento di scienze dovrebbe essere laggiù. Aspetta un attimo. Che c'è? Beh, stiamo attenti, non sappiamo neanche cosa ci sia lì dentro. Sì, che lo sappiamo, un branco di larve. No, dai, meglio fare il giro. No, beh, si è nascosto qui, si era barricato alla grande. Guarda qui, la porta è chiusa, ma non sembra barricata. Puoi forzarla? Oh, aspetta, provo. Sì, forse. Credo di... fatto. Ah, ho lasciato quadrato quando, scusa. Una passeggiata.
Da qui, via libera. Arrivo. Vieni, dammi una mano. Sì, aspetta. Ok, pronta? Spinge! Sei pronta? Sì, andiamo. Infatti non capivo perché... No, ma infatti spingi. Oh, merda, dentro, dentro, dentro. Cos'è? Oh, cazzo. Già. Ok, ci serve un'altra via. No, aspetta un secondo, Gio. Ce la facciamo. Cosa? Ce la facciamo. Se usciamo allo scoperto ce li attiriamo contro a vicenda, quindi... vediamo perché... Perché non sali qui? Per fornire fuoco di copertura. Fai fuori gli infetti isolati e io penso al resto. Ma sei davvero sicuro? Sì, ho una strategia collaudata. Però tu non smettere di sparare, ok? Dico. Quando sarò uscito, chiudi bene la porta. D'accordo. Scendere. È finita. No, tutto sotto controllo. A quel punto saremo già lontani. E adesso? Non lo so. Ho messo in piedi delle difese, niente male. Oh, vediamo se c'è un buco. Queste pareti, un appiglio per salire. D'accordo, io cerco qui. Niente? No. Ehi, vieni qui, c'è una finestra aperta. Arrivo. Ce la fai? Sì, sì, ce la faccio. Aspetta, vado a cercare qualcosa. Oh, Sara? Un attimo, devo trovare qualcosa da tirare giù. Oh, merda! No, Deacon! Oh, merda, merda! Accidenti! No, mi serve qualcosa per arrampicarmi! Un attimo! Deacon, vieni! Via, via, via. Con questo mitra per le Orden insieme alla RPD non è male. Tornare a scuola, ricordi? Oh, certo. Alla fine ci sei riuscita. Meglio tardi che mai. Ok, grazie. Pronto? Andiamo. Va bene, questa volta vado prima io. Sì, signora, agli ordini. Sembra che qui sia scoppiata una bomba. Già, potrebbe anche essere. Vieni, forse possiamo passare da qui. La porta è bloccata. Lascia proprio. No, aspetta, ce la faccio. Vedi, te l'ho detto. Visto? Lo dicevo. Ce la faccio. Sì, sì. Non male. Grazie. Vuoi proprio fare a meno di quel macchinario? Andiamo, manca poco. Non possiamo arrenderci ora. Era solo una domanda. E che comunque qua c'è anche il centro di ricerca della Nero, che mi sa che c'è un'orda, tra l'altro, ora che ci penso. Altre barricate sono ovunque. Guarda gli edifici. Mi sa che l'ultimo le posso prendere più avanti. Solo superate le barriere.
Un'altra finestra aperta. Adesso ho già capito. Vieni, ti aiuto io, come sempre, ma questa volta. Non metterci troppo a trovare qualcosa per salire. Esatto, brava. Fatto! Ok, aspetta lì. E cerca di non attirare altri erranti, intesi? Sì, d'accordo, farò del mio meglio. Sara, resiste! Andiamo! Andiamo! Maledetto bastardo, mollami! Sara! Sara! No, 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 no! Oh, Sara! Cristo, Sara! 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 Erano davvero una marea. Continuavano ad arrivare. Stai tranquilla. Va tutto bene, è passata. Dai. Andiamo. Sto bene. Forza, ci siamo quasi. Il Dipartimento di Scienze. Sì, a vederlo sembra quasi che qualcuno abbia cercato di barricarsi dentro. Forza, cerchiamo di entrare. Sicura di stare bene? Sì. Ho già ucciso altri polizi. No, lo so, è solo che... Dicono, sto bene, andiamo. Vediamo qui, puoi aprirla. No, è bloccata dall'interno. Facciamo il giro. Deve esserci un modo per farlo. Non so, te l'ho detto. Qualcuno le ha chiuse dall'interno. Dobbiamo controllare, no? No. Maledizione. Ehi, calma, è bloccata come le altre. Un altro punto. Oh, merda. Un attimo. Ferma, aspetta un secondo. Oh mio Dio. Sono larve. Sono dentro. Se quelle larve sono entrate, deve esserci un varco sul tetto. Andiamo. Ehi, qui il tetto è più basso. Già, ma non sappiamo ancora come salire. Sara, vieni. Aiutami a spingere. Possiamo usarla per salire. Ok. Pronta? Sì. Ok, spingi. Con questo c'ho allarme, sicuro. Sei? Sì. Ok, tieniti pronta. Le larve danno di matto se qualcuno invade il loro territorio. Sai quanto mi dispiace, ci vuole. Come intendi? Mi ricordano quella bambina. Quella. Anche loro sa per questo. Avrò comunque da ammazzarci. Oh!
Che cazzo? Questo era l'ultimo. Ti piace, vero? Cosa, uccidere l'Alfe? No, ma devi ammetterlo, sono una bella grana. Su questo non ci piove. Aspetta, dammi la mano. Ok. Piano, calma. Ce la faccio. Ok. Piano. Oh, potrei essere una grana. Puzzano di merda. Prova a vivere come loro e vediamo quanto puzzerai tra 2 anni. No, no, grazie. Dove stiamo andando? Proviamo in queste stanze. La centrifuga deve essere qui, in un laboratorio, in aula direzione. Camminare veloce, no, eh? Proprio uno all'ora. Guarda. Stai a colpi.
aspetta un po'. Ok, ok. Sì, l'ho notato. Ce ne sono altri, molti altri. Hai ancora i fumogeni? Sì. Da qui si vede l'intero parcheggio. Guarda dove vado e lancia le granate davanti a me, capito? Certo. Ok, si comincia. Aspettami lì. Arrivo. Fortuna che ho comprato sto mitra alla fine, in realtà. Che ero tanto dubbioso. Mi ha svoltato proprio. Stai bene? Se io sto bene. Ma che ti prende? Non lo so, pensavo a quando ci siamo conosciuti, hai sparato con la mia pistola. Beh, è cambiato molto da allora. Forza, andiamocene da qui. Cosa è successo, Sara? In che senso, scusa? No, ascolta, lo capisco. Il mondo è cambiato, i nostri amici sono morti. Non spiega cosa, dico. Perché i soldati mi chiamano la strega di Wizard Island. Senti, non me ne frega un cazzo del nome, io... Non mi è successo niente di diverso dagli altri, è la stessa storia di tutti. Sì, ok. Se lo dici tu. Di qua. Dopo di te... Qua forse mi conviene tornare quando sto pieno di molotov e roba per crearne. E poi se io mi ricordo che c'è un'orda qua dove c'è il sito della Nero. C'è tipo un'orda nel campo da football, una roba del genere, comunque nel college quando torni. Infatti tanto non ho neanche le molotov sufficienti per bruciare i nidili. Posso ringraziarti? No. Ok. Voglio solo che tu sappia che questo è importante per me.
aspetta. Dick, caporale in comando. Sergente, felice di vederti. Ah, vai di potenziamento, bene. Ah, spendaccione. Sei ok. Ci vediamo, caporale. Vabbè, andiamo prima dal dottore. Taylor, che succede? Dick, roba da non credere. Il capitano Curi mi ha assegnato ai turni di guardia. Come se potesse capitare qualcosa al dottore. Così non controllo, giusto? Sì, sì. E che ti succede, amico mio? La moto ti devasta schiena e chiappe? Ti fai dare un'occhiata dal dottore? Orecchio. Cosa? Non ti sento? Dai, ti prendo in giro. Il dolore è sparito, Doc. Mi ha sparato una botta di ossicodone. È roba forte. Sto bene, sto bene. Prima ho visto il tenente. Stava cercando qualcosa dal dottore. Sì? Pensavo ti interessasse. Certo, grazie. Ci vediamo, Taylor. Sicuro. Starà spiando. Non è grave. Ma cerca di evitare le risse. Non garantisco. Sai, me parece... è passato un pezzo dal mio ultimo viaggio nel... mi rammollisco. Sto ablandando. Scherzo. Ah, davvero venire in missione. Guarda con me. Che una volta ero anch'io un motociclista, sai? Bene, allora andiamo. Caporale? Doc? Dove andate? Colonnello, non vado in missione da molto, quindi volevo accompagnare no, San Joe. Non se ne parla proprio. Come, colonnello? Non niente. Cosa farei senza di te? Se dovesse accaderti qualcosa. Ma questo è congedato, caporale. Matt, sono già stato nell'incubo. Lo capisco bene. Ma ripeto, se qualcosa andasse storto, io non saprei davvero che fare se dovessi perderti. Sorelle d'armi, sono qui davanti a voi per festeggiare. La fine è vicina. Il capitano Curi ha lavorato senza sosta per organizzare e addestrare le nostre forze. Il tenente Whittaker è impegnata da tempo nello studio di un'arma biologica che ci permetterà di annientare centinaia di furiosi alla volta. Il tenente Weaver è al lavoro su un'arma chimica che ci consentirà di sterminare intere orde. Presto! Non dovremo più fare terra bruciata al nostro passaggio. Potremo finalmente abbandonare l'approccio difensivo e passare all'offensiva per annientare i furiosi e riconquistare così il nostro pianeta. Osservate, egli disse. Il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti i responsabili di iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove ci sarà grande pianto e stridore di denti. Noi, la milizia della contea di Deschutes, siamo quegli angeli della vendetta e la mietitura sta per iniziare. Compagnia, potete andare. Di un altro pazzoide comunque.
Ma scusa, io quale munizione le avevo comprate? Come va la vita? Ci avevo comprato tutto. Ci vediamo, caporale. Dick, ehi là, ti ho visto in moto con la strega di Wizard Island l'altro giorno. Com'è andata? A presto, caporale St. John. Ehi, che cosa ci fai tu qui? Beh, le mie ricerche si fermano qui. Posso aiutarti? Non lo so, hai un sintetizzatore di DNA? No, ma c'è un negozio di autoricambi a Fort Clamart. Dick, non stiamo parlando di macchine. Ma perché ci casco sempre? In realtà forse so dove trovarlo. E dove? Nel tuo laboratorio, alla Cloverdale. Ok, perfetto, dobbiamo solo trovare un modo per superare le montagne. Hai ragione, non è una cosa facile. Ma tu conosci un passaggio, giusto? Devi portarmi con te. È un ordine, tenente? Sì. No, cioè, insomma, non è un ordine. Non lo so, vuoi portarmi con te o no? Ma il bagaglio, leggero. Ehi, Dick. Senti, se stai per dire grazie un'altra volta. Dimmi quando sei pronto. Dai, faccio sta missione, vado a letto poi. Partenza, tenente? Colonnello, capitano. Sì, dobbiamo recuperare un macchinario di cui ho bisogno. Capisco. Come vanno le ricerche? Bene. Con Dick, cioè con il caporale St. John, abbiamo fatto notevoli progressi. Grazie di averlo assegnato al mio progetto. Fa progressi anche il tenente Weaver. Potrà testare la sua arma chimica alla fine della settimana. Ho saputo. Anch'io sono a buon punto. Ricorda che per noi sei più prezioso. Quindi fra un po' lordo. Quelli si possono rimpiazzare, ma tu no. Sono già stata nell'incubo, Matt. So cavarmela in caso di problemi. A presto, tenente. Caporale. Vorrei esaminare le attrezzature e chiedere ad essere aggiornato. Devo verificare lo stato di lavoro. Perché tutta questa pantomima? Cosa? Tutti sì signore, no signore, il saluto militare, le gerarchie, le uniformi. Mi sembra inutile ora. Eri nell'esercito, dovresti saperlo. Era diverso. Perché? Perché c'erano miliardi di persone, insomma, un corpo militare aveva ragione di esistere. Io credo che abbia più senso ora. Perché? Perché lì fuori regna il caos. Abbiamo bisogno di ordine e disciplina, ora più che mai. Sai, ho visitato molti campi e tirano avanti anche senza un colonnello che ti ansima sul collo. Certo che ironico, tu che trovi inutili le uniformi e le gerarchie. Che significa? Pensavo lo stesso dei motociclisti al tempo. Anche voi avevate dei gradi come capitano di strada o presidente e le toppe e i tatuaggi erano come un uniforme. E quando scendevate in strada tutti insieme sembravate un esercito. Barbe e moto a parte, ovvio. Beh, in effetti... non hai tutti i torti. Devo confessare di essere rimasta sorpresa quando ti ho visto senza il gilet al campo. Credevo che non ci avresti rinunciato per nulla al mondo. Dai, il mio gilet! Chissà se il colonnello accetterà un cambio di uniforme. Sì, infatti. Dove andiamo? A Diamond Lake. C'è una vecchia strada del corpo forestale che aggira il monte Tilsen a occidente. Ok. Quando sei venuto dal passo? Sì, ma i soldati in quel frangente avevano un problema di plantigradi. Di plantigradi? Ehi! Ehi! Spegni il motore! Devi tornare indietro, Bell. Abbiamo l'ordine di controllare che... Di controllare che cosa, caporale? Mi scusi, non l'ho riconosciuta. È un ordine del colonnello. Serve a evitare il rischio di disertori in fuga. Mi stai accusando di diserzione?
No, signora. Allora lasciami passare. Caporale, cosa ci fai ancora lì? Spostati immediatamente, ho detto. Sì, signora. Scusi, signora. Gesù. Dovrò fare il rapporto? Sì, mi sembra ovvio. Sembrava fare sul serio. Che intendi? Ha detto che ti avrebbe denunciato. Secondo te come la prenderà, Matt? Il colonnello gli dirà di farsi i cazzi suoi e di non dubitare mai di un ufficiale. Oh mio Dio! Che c'è? Niente, è solo che la vista da quassù è incredibile. Sì, ormai non ci faccio più caso, insomma, dopo tutto questo tempo. Com'è possibile? È da mozzare il fiato. Già, il mondo si desta, grato per un'altra alba. Se passassi i tuoi giorni a guardare in un microscopio, magari l'apprezzeresti di più. No, ma lo apprezzo, non credere. Ammirare il sole che sorge è infinitamente meglio dell'alternativa. Devo essere onesta. In certi momenti ho pensato il contrario. E sarebbe stato meglio non vedere un altro giorno. Conosco la sensazione. E cosa ti ha dato la forza di andare avanti? Non lo so, forse se non mi sono arreso è solo per la mia testardaggine. Non ti credo. Anch'io volevo farla finita, Sara, credimi. Ma poi Boozer ha avuto l'incidente al braccio e io... non potevo lasciarlo morire, no? E vederlo lottare con i denti per la propria vita quando non aveva nessun motivo di farlo, non un cazzo di motivo. Beh, forse l'ho fatto per lui. Per non deluderlo. Potevo uscire di scena in quel modo. Poi ho scoperto che tu eri ancora viva. E è stato allora che... puoi immaginarlo. Che avrei voluto farla finita sul serio. Sì, certo. No, seriamente. Ma poi ho ricordato che avevi ancora l'anello dei Mongrel. E questo mi ha dato la forza di andare avanti. Così ho deciso di cercarti per riaverlo indietro. E sai com'è andata a finire. Merda. Esatto. Verranno giorni migliori, lo sai, no? Certo. Sì, possiamo farcela, Deacon. Io ci credo. Stai cercando di convincere me o te? Dovremmo esserci, giusto? Sì, siamo quasi al tunnel di Tilsen. Ma c'è qualcuno sicuro dentro? Che è tutto troppo tranquillo per ora. Già che non mi ha fatto guidare manco a me. Mi serve una mano per togliere quell'affare. Accidenti, ma che diamine è? Quello è un sigillo, è un segnale di avvertimento dei ripugnanti. Chi sono i ripugnanti? Erano i membri della Requiescat in pace, una setta. Si martoriavano, adoravano i furiosi, volevano unirsi a loro. E... come vedi, la tolleranza non era esattamente loro forte. Cosa facciamo se li incontriamo? Non li incontreremo. Allora, mi aiuti o no? Sì, certo. Ok, reggiti forte. Non c'è molto spazio. Cazzo. Non mi sorprende che abbiano abbandonato le auto. Questo è niente. Sulla vecchia strada per Belknap c'è un tunnel che io e Boozer abbiamo attraversato centinaia di volte. Al presidio della Nero c'era una fila lunga chilometri quando tutto è andato a puttane. È terribile. L'ho visto di peggio, ma... sì. Ehi, sembra familiare. Sì, sì. Proprio qui. Mi
Mi stacca la rabbia, occo. Però dai, vorrei finire questa, così faccio il salvataggio manuale. Sì, questo non mi stupisce. Sul tetto c'è una rete di pannelli solari. Si vociferava di un generatore a energia nucleare, ma non l'ho mai visto. Ok, ma come pensi di entrare? Ti faccio vedere. Hai detto che la corrente è ancora attiva. Sara Irene Whittaker, ID 2007659. Che qua dentro forse trovo qualcuno ancora vivo. Viene sto ricordo. Niente di che. Airi non ha intelligenza. È poco più di un'applicazione per smartphone. Architettura di interfaccia per la rete interna. Oh mio Dio. Cosa c'è? Niente, sono... Guarda, sono piante di mais. Ma il sistema di irrigazione è totalmente automatizzato. Fin quando riceve corrente, si mantiene in funzione. Questo posto è un paradiso. Ha cibo, acqua, elettricità e una recinzione come Dio comanda. Strano che non ci sia nessuno. Accampato qui in giro. L'hai detto tu, la corrente è attiva e 8000 volt bastano a scoraggiare qualsiasi intruso. Visto? Andiamo! Sembrava tutto troppo tranquillo. Sono infetti. Deve essere questo che li rende aggressivi. L'aggressività è pericolosa. Io dico di uscire, ma senza fare rumore. Ok. Andiamo. Va bene. È successo che... Non lo so. Cosa? Sara, queste persone lavoravano qui, vero? Tu le conoscevi? Sì. Non li conoscevo. Su, andiamo. Quindi qualcuno ha sparato a tutti mentre provavano a scappare? Sembrerebbe proprio di sì. Poi hanno isolato la struttura e se ne sono andati? Per quale motivo? Non lo so, Dick. Non lo so, non ero presente.
Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Merda. Questo non funziona. Vieni, che ce n'è un altro. Ok, perché... come l'hai chiamata? Airi? Perché Airi è in funzione all'entrata principale e non alla porta d'ingresso? Beh, mi sorprende funzioni ancora. Gli informatici si lamentavano sempre dell'instabilità del sistema. E questo quando la manutenzione era settimanale. Ora sono passati... quanto? 2 anni? Diavolo, non capisco quale sia il problema. Ehi, Sara, ricordi quando hai detto che nessuno può entrare qui? Sì, perché? Forse sono già dentro. Ma che stronzi! Sì, hai ragione, hanno bloccato il sistema. Ehi! Fateci entrare! Non vogliamo creare problemi, siamo qui di passaggio! Dobbiamo entrare! Conosci altri ingressi? Sì. Sì, ho un'idea. Andiamo. C'è un'uscita di sicurezza sul retro dell'edificio. E perché non hanno chiuso anche quella? Non è detto che qualcuno abbia isolato la struttura. Forse è un malfunzionamento. E le uscite d'emergenza non si possono bloccare. Protocolli di sicurezza della Cloverdale. Ok, ci siamo. Dobbiamo solo capire come arrivare lassù. Aspetta, forse ho un'idea. Potrei sparare al chiavistello. Sì, l'ho fatto, ma... Ottima mira. L'avevi già fatto? Sì, un paio di volte. Non mi convince perché non mi lasci andare per... Non so che cosa sia successo nel parcheggio, ma ti garantisco che nessuno può superare il recinto senza autorizzazione. Io li conosco. E se c'è anche Jim, ci farà entrare. Jim? Jim, la guardia giurata. Jim che mi ha quasi sparato perché ero passato a prenderti. Dico, ne è passata una vita e sono cambiate tante cose. Sì, non è meglio. Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Buon pomeriggio, Sarah Irene Whittaker. Bentornata al centro ricerche Cloverdale di Iron Butte. Sono passati 7 minuti dal suo ultimo accesso. Attenda, prego. Visto, lo sapevo. Le altre porte avranno qualche problema. Pronto? Andiamo! Stai giù! Ma che bastardo! Stavi dicendo? Già. Se nella vita ho imparato qualcosa. E non fidarti. Aspettati. Sì, comincio a capire che cosa intendi. Mi serve fuoco di coperto. Fammi un po' di distrarre. Ecco. Sto tornando insieme. Ehi, se li hai a tiro, spara quei cazzo di altoparlanti. Questa... Libera. Arriva. Attenzione, contromisure letali. Ora sei... Madonna, ogni tanto con Ragdoll quanto fa ridere come muoio. Attenzione, attenzione. I soccorsi sono stati allertati. Polizia in arrivo. Arrendetevi e non vi sarà fatto. Sicuramente arriva. Libera. Arriva. Saliamo le scale e attraversiamo il ponte sospeso. D'accordo. Attenzione. Allarme di livello 4. Arriva. Rilevati. E l'è partita tipo Terminator. È chiusa, aspetta. Sara Irene Whittaker, ID 2007659. Attenzione, Sara contromisure letali, sicurezza compromessa. Il centro ricerche Cloverdale è in isolamento. Ripeto,
Disabilita. ID 2007659. Disabilita. Il protocollo di sicurezza Alfa 761 è stato disabilitato. Sono stati allertati. Oddio, polizia, sta un po' zitta, cazzo. La sicurezza interna è ancora in funzione. Sì, ma stavolta vado io per primo. Ehi, stavolta entriamo insieme. Attenzione, merda. C'è Kim sui tetti. Visti? Misure letali usate contro tutti gli... Ce n'è altri! Disabilita la sicurezza e la cazzo di risposta. Non sarà fatto alcun male. Ok, stai brutta. Sì. Jim, aspetta! Ma che bastardo! Attenzione, l'hai detto tu. Allarme di livello 4. Niente, come prima. Rilevati colpi d'arma da fuoco. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Sì, faccio io. Dal kerosene, così magari domani riesco ad andare. Attenzione, contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione, contromisure letali autorizzate. È tranquillo. Anche qui. Attenzione, attenzione. I soccorsi sono stati allertati. Polizia in arrivo. Ok. Arrendetevi. Sarà fatto alcun male. Forza, proviamo la porta. Attenzione, attenzione. Sara Irene Whittaker, ID 2007659. Disabilita la sicurezza e la cazzo di risposta vocale. Sicurezza al reparto manutenzione. Accesso non autorizzato. Sara Irene Whittaker, le tue credenziali sono state revocate. Contattare un amministratore per assistenza. Attenzione. Stronza maledetta. Ehi, ehi, entrare così sarebbe comunque un suicidio. Ogni arma al di là della porta sarebbe puntata verso di noi. Serve un piano migliore. Oh, beh, forse c'è un modo per raggiungere quel tetto da qui. Attenzione, attenzione. I soccorsi sono stati allertati. Polizia in arrivo. Arrendetevi e non vi sarà fatto alcun male. No, tu ti arrampicherai. Senti, sali su quel tetto e mi dai fuoco di copertura. Attira la loro attenzione. Quando saranno distratti, entra. Allarme di livello 4. Rilevati colpi d'arma da fuoco. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Cioè? La porta è chiusa, ricordi? Merda. Allora, ok, ho un'idea. Cosa? Attenzione, contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione. Autorizzate. Metti la mano sul lettore. Che vuoi fare? Sì, sono dentro. L'accesso alla sicurezza è bloccato, attenzione, ma il codice d'amministratore funziona. Da qui posso darti un codice temporaneo. Pronto? Arrendetevi e non vi sarà fatto alcun male. Il tuo nome completo è ID 5429009, ricordalo. 5429009. Attenzione. Giusto. Allarme di livello 4. Sì, andiamo. Rilevati colpi d'arma. Io sarei già, me lo so già ascoltato. Vieni, mi serve il tuo aiuto. Attenzione, contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione, contromisure letali autorizzate. Pronto? Sì. Ci sei? Attenzione. Sì. Attenzione. I soccorsi sono allertati. Polizia in arrivo. Arrendetevi, non vi sarà fatto alcun male. Ok. Andiamo. Ehi. Attenzione. Attenzione. Allarme di livello 4. Guarda fuoco. Per
personale di sicurezza al reparto manutenzione. Jim Moore! So che sei lì dentro! Rispondimi, maledizione! Dico lì, sei John. ID 5429009. Chi diavolo credi di fare? Dia ai tuoi uomini di ritirarsi! Benvenuto al centro di sicurezza di Iron Mute. Questo Jim, è non deve accesso. Per forza finire così! Disabilita risposta vocale. Forza, prendetela! Cazzo, Jim, ascoltami! Ok. L'hai voluta tu! Potresti non scordartene, ma non è altro possibilità! State allertati. Polizia in arrivo. Arrendetevi e non vi sarà fatto alcun male. Andere da lì! Al riparo. Solo difendendo. Scendi. Tutti i morti all'esterno, Jim. Quelli a cui hai sparato in testa. Non so di che cosa parli. Perché? In fondo che cosa cercavano di fare? Tornare a casa dalle famiglie, magari per portarle qui. Ma sarebbe stato un problema. Noi... potevamo correre rischi. In piedi. Aspetta, aspetta, aspetta. Non posso. Non costringermi. Jim, adesso conto fino a tre. No, 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 no. Uno. Tu non capisci. Due. Per favore, no. Tre. Apri quella porta, cazzo! Va bene, va bene. Spero che sappiate ciò che fate. Grazie, Jim. Sì, lo sappiamo perfettamente. Non è necessario. Lasciatemi. Mi dispiace, ma non possiamo correre rischi. Forza! E ne voglio andare da qui. Merda. Cazzatissima pure lei. È tutto vero. Non ci volevo credere. Di cosa parli? È tutta colpa mia. Avrei dovuto capirlo sin dall'inizio. Prima ci occupavamo di coltivare zenzero selvatico e radice d'uva, ma poi tutto è cambiato. Ricerche segretate, autorizzazioni revocate. David l'aveva intuito. Sapeva che qualcosa non andava. Ok, calma. Chi è David? David Gorman era un collaboratore e stagista. Io gli ho risposto che lavoravamo per l'industria farmaceutica in contesti di alta tecnologia e che doveva lasciar perdere perché c'erano in ballo miliardi. Non mi ha ascoltato.
Ha violato il sistema, poi ha superato le protezioni e ha scoperto una qualche specie di progetto segreto o qualcosa del genere. Un progetto segreto, ma rallenta. Voleva diventare il nuovo Edward Snowden. Si era messo in testa di rendere pubblica l'intera vicenda. David Gorman smaschera l'impero del male e salva il mondo. Hai presente? Ma io non gli ho dato retta, Deacon. Gli ho detto che le sue erano tutte paranoie. Ma poi lui deve essere entrato qui e deve aver rubato un campione di qualsiasi cosa stessero realizzando. Aspetta, non capisco cosa intendi. Non è stato facile neanche per me ricollegare tutto. La notte in cui mi hanno ferita, sono passata dalla Cloverdale di Farewell per cercare David, ma lui se n'era già andato. Era partito da 2 settimane. C'è questa importante fiera ecologista a Portland. Forse voleva parlare con dei giornalisti. Probabilmente era già infetto, ma non lo sapeva ancora. Santo Dio. 2 giorni dopo. In 2 giorni il contagio si è esteso a tutti i presenti, che alla fine hanno preso un aereo e sono tornati a casa ignari. La settimana dopo, 2,5 miliardi di infetti erano morti. Sara, ascolta, non è stata colpa tua. Non potevi fermarlo. Cosa avresti potuto fare per evitarlo? Sono le ricerche. Le mie ricerche erano il progetto. Dicono, io stessa ero coinvolta. Loro mi hanno usata. Non mi ricordavo che era lei. Cioè, vagamente qualcosa. Cioè, che lei lavorava per loro, lo ricordavo un po'. Ehi, aspetta un attimo. Che c'è? Le recinzioni elettriche con me le disattivo. I relè sono in una struttura vicino alle serre. Perché? Ok, il fatto è che qui ci sono provviste a volontà e pensavo di contattare Boozer. Lui e Ricky devono sapere di questo posto, anche il campo di Lost Lake. Lo puoi caricare da sola? Sì, certo. Ok, nel caso chiama. Ok. L'edificio del generatore. Sì, deve essere questo. Accidenti. Sì, così. Bruciate, bastardi. Dov'è il secondo? Sarà qua, tipo. Non mi resta che forzare la porta. Forza! Apriti, apriti, apriti! Che c'ho famissima, quanto dura ancora sta missione. Ok, è a posto. Boozer, sono Deacon, rispondi. Lost Lake, mi ricevete? Piacere anche per me, ma non ho molto tempo. Il centro di ricerca in cui lavorava Sara, quello vicino ad Iron Butte, nella zona dei ripugnanti, è presente con l'intendo? Ascolta, è pieno di cibo. Ci sono quintali di mais. Chiedi a Ricky e a Iron Mike di mandare qualcuno. Quindi l'hai trovata? Cioè, hai trovato Sara? Sì, l'ho trovata. L'ho trovata, Boozer. Questa è una grande notizia, Dick. Quando pensi di portarla a Lost Lake? No,
Prima devo fare un'altra cosa. Dick. Sì. Dille. Di stare attenta. Ti prego. Boozer. Boozer. Lost Lake, rispondete. Passo. Rick? Ok, bene, ascolta. Dick? Sì, sì, sono io. Senti, c'è un... Non speravo di risentirti. Iron Mike ti dava per morto. Senti, non ho molto tempo. Qui c'è un... L'hai trovata? Sì, l'ho trovata. Rick? È splendido, Dick. Anche lei ce l'ha fatta. Esattamente come noi. Sì, però ascolta, sono in un centro botanico con energia elettrica e anche recinzioni. Corrente e recinzioni. Se decidete di venire, chiedete a Boozer dove lavorava Sara. Vicino ad Iron Butte, lui lo sa. Se venite, troverete cibo. Una montagna di provviste. D'accordo. Lui come sta? Oh, sta bene. Bene. Mike l'ha nominato capo della sicurezza. Stai scherzando? È grandioso. Puoi dirgli che... lascia perdere. Ciao, Dick. No, solo una cosa, aspetta. Ti ricordi quando mi hai detto di accendere una candela? Avevi ragione. Lo so. Passo e chiudo. Ciao, Rick. St. John, sono Curi. Dove sei? Uno dei miei uomini ti ha avvistato al presidio del passo di Tilsa. Sì, capitano, c'è un centro di cerchi a Iron Butte. Sara, il tenente Whittaker aveva ragione. Abbiamo trovato il pezzo di equipaggiamento di cui aveva bisogno. Ed era l'unico posto in cui avremmo potuto procurarcelo. Non risponde alla radio, il colonnello... Ce l'hai fatta a parlargli? A Boozer? Sì. Sì, sì, gli ho detto che sei viva e che stiamo bene. Ma non mi sono dilungato perché dobbiamo attraversare il passo prima che cambi il tempo. Tu che ne pensi? Non lo so, non promette nulla di buono. Ma vale la pena provare, quindi diamoci una mossa. Ormai è quasi finita, c'ho tra fame a biocco qua, vorrei chiudere. Ti va di mangiare qualcosa? Sì, solo un secondo. Avevo i vestiti pratici. Scusami. Freddo, vieni qui.
Beh, loro due come coppia spaccano comunque. Cioè, tra tutte quelle dei giochi, top loro. Adesso mi fa tornare diretto a Wizard Island. Ci sta mettendo un po' a caricare, quindi... Ah no, infatti me l'ho fatto tornare. Beh dai, così salvo diretto. Credo mi sputtanava, però. Che si dice? Mi è finita sta una persona che conoscevo. Ah, sì. Ok. Caporale St. John, che succede, capitano? Devo chiederti di rientrare subito. Incontriamoci in infermeria. In infermeria? Che succede? C'è stato un incidente. Sto arrivando. Ok, che diavolo. Tenente Whittaker, ci sei? Maledizione. Sara, rispondi, Sara! Vaffanculo. Allora, ok, a questo punto chiudo. Ciao a tutti e ci rivediamo domattina, perché ci avviciniamo al finale ormai. Buonanotte.